L'annuncio era nell'aria, ora è diventato ufficiale. Il Teramo e il Campobasso sono stati esclusi dal prossimo campionato di Serie C. A darne l'annuncio è la FIGC attraverso un comunicato relativo al Consiglio federale svoltosi oggi. Questa la nota. Ascoltata la relazione della Covisoc in merito ai singoli ricorsi avversi, la non concessione delle licenze nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2022-2023, il Consiglio ha deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione di Serie C del Campobasso e del Teramo. Dopo le campane a morte per i due club, gli slot arriveranno quindi a Fermana e Torres, con i sardi che guadagnerebbero una categoria nonostante la quinta posizione nella graduatoria dei ripescaggi. La Cavese prima ha già usufruito nel 2018 del ripescaggio ed è quindi tagliata fuori. Il Lentigione non ha lo stadio a norma, mentre Poggi Bonzi e l'Unione Clodiense non hanno la liquidità necessaria per garantire i 600.000 euro richiesti. Nel frattempo, le due società ricorreranno al Consiglio di Stato dopo la doppia bocciatura della Covisoc e della stessa FIGC.